Ecco, la mia domanda è un po' attinente, diciamo, nell'era del Me Too, che in Italia arriva un po' di striscio, affrontare e portare al pubblico un film così, con tre donne tra l'altro, quindi in gran parte femminile, e c'è una storia in cui una donna ad un'età, diciamo, avanzata appunto affronta la sessualità, quanto è stato difficile, quanto è stato coraggioso, quanta paura avete che arrivi al pubblico appunto un film del genere, che è comunque molto originale rispetto al, cioè, al panorama italiano soprattutto? Allora, io credo che, io non ho nessuna paura, credo che spesso sia le produzioni sia che la critica sottovalutiamo il pubblico. Sottovalutiamo il pubblico, sottovalutiamo la sensibilità del pubblico. Pensiamo che il pubblico abbia bisogno solo di un certo tipo di linguaggio, invece il pubblico ha bisogno di silenzio, di poesia, di anche pornografia, perché no? Non c'è niente di male. Questi discorsi di estratto o la città del pubblico? No, c'è bisogno di un non dobbiamo, io credo che se uno si stesso, che si racconta con passione quello che sente, arriva in un modo o l'altro, arriva. Ovviamente io questo, il mio essere me stessa, lo trasporto agli attori e poi quello che vedete arriva a voi, però se c'è questo, in un modo o l'altro arriva, ovvio, non può essere compreso, accettato da tutti, condiviso, ma non è che dobbiamo per forza essere amati da tutti, non è possibile questo, penso sia un'utopia. Sarebbe bello essere un po' più se stessi, più sinceri, no? Penso un cinema diverso, che c'era, che adesso fa quasi scomparendo e che mi piacerebbe vederlo, mi piacerebbe sentirlo, però. Sì, non so se la è una richiesta del mercato o della. Cioè, il mercato non è che ha smontato, insomma. Sì, ma dico che è un peccato che si pensa male del pubblico. Io ieri c'è stato un calore talmente grande, io pensavo sono intervenuta per il bar, una bravissima attrice, cioè, invece è stato proprio compreso, visto per quello che era, non so. Sì, comunque tornando alla domanda della signora, cioè, certamente io penso che è un film che osa questo, e osa anche proprio in questa direzione che mi ha qui accennato, insomma, no? Dell'era del Me Too, perché appunto parlare di sessualità e di, come dire, di riscoperta o scoperta per la prima volta di un mondo, del proprio corpo, diciamo, attraverso l'incontro, ripeto, con altre donne, è una cosa nuova che non si vede, non viene raccontata, è un tabù. E quindi fare di questo, diciamo, fare di questo il centro di un film, secondo me, è un atto rivoluzionario. No, adesso la sparo grossa, però penso che sia così. Io che sono collega vivente, diciamo, e poi c'è anche un training alle spalle in questo film, e devo dire che parliamo di un mondo anche che, non so, la parola sessualità è quasi, cioè è un mondo molto vasto, no? Che non è fatto di sex story, è fatto proprio di, nella storia del film, proprio di donne che si scontrano, che stanno insieme, lo stare insieme gli permette di superare, no? Anche delle difficoltà. E quel mondo lì che noi descriviamo, e quindi nel film il mio mondo è il mondo colorato, è il mondo dei vivi, del calore, dell'amore in un certo senso, è un mondo che insomma che è vasto e che ha varie sfumature, per cui non ha un'accezione negativa o
volta, no, il fatto proprio di, del tatto, ha a che fare con il tatto, no? E quindi è così, grazie al tatto, che c'è, poi cominciare la rinascita. Ma se la parola del studio, direi che questo è il del maggiore del neologismo, anzi proprio di adottarlo, che è un qui, questo è un po' anche, non Dio, anche a noi, è un qui che parla appunto del noi, non del mondo, non del figlio, non del presente della madre, madre, amante, la figlia, eccetera, eccetera, sono tutti i possibili noi.